tante di Superfect Boy, ha portato tante. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Scusate il piccolo disguido tecnico di oggi che probabilmente noterete subito, ovvero una qualità sensibilmente inferiore alla media, in primis nell'illuminazione, perché sembra di essere ritornati indietro nel tempo quando, vi ricordate, facevo i primi video con la fotocamera, con la webcam del PC e avevo questa luce sopra la testa dall'alto che faceva molto, non lo so, effetto chiesa quasi, effetto divina illuminazione. Comunque il motivo per cui mi vedete in questo stato, in queste condizioni, diciamo così, è che oggi sono fuori sede, se così possiamo chiamare sede, insomma, la mia tana, il mio studio dove ho ricavato l'angolo cripto. Oggi non mi trovo lì, ma mi trovo, diciamo, dove di solito vado d'estate, nella residenza estiva, chiamiamola così, di fronte al mare e a prendere una boccata d'aria prima che ci barrichino tutti quanti in casa, a sfruttare gli ultimi giorni di libertà. Comunque non potevo rinunciare a fare la live con voi e quindi eccoci qua di venerdì alle 18 come di consueto per andare a esaminare quello che accade nel mondo delle cripto, cosa succede sui mercati, che novità ci sono, se c'è qualche notizia interessante, insomma tutto quello che riguarda il mondo cripto, come sempre facciamo. Innanzitutto vi chiedo feedback, nel senso, se vedete qualche problema nello streaming, qualche problema nella qualità audio, qualsiasi cosa, comunicatemelo, perché sto utilizzando lo smartphone come hotspot, non so se state vedendo, e fortunatamente la banda sembra prendere. Ho fatto un test di velocità ed è addirittura più veloce del wifi che ho a casa, teoricamente, quindi dovrebbe andare tutto bene. Il microfono è insomma il microfono del PC, quindi non dovrebbe essere tutta quella qualità, ma non dovrebbe neanche fare troppo schifo, tutto sommato. Niente, detto questo, le modalità sono sempre le solite, ovvero voi siete i protagonisti, voi fate le domande, voi chiedete e io vi rispondo. Quindi mi raccomando, vi voglio belli carichi come sempre, perché Bitcoin lo è, e quindi fate domande, chiedete, insomma siate presenti, siate sul pezzo, anche se per ora è ancora in pausa il mondo shitcoin, quindi a quello ci arriveremo più avanti. Allora, io parto subito dalle vostre prime domande e poi, come al solito, insomma, andiamo a vedere i grafici e poi ritorno alle vostre domande di nuovo alla fine. Mi raccomando, vi voglio sul pezzo, eh? Allora, buonasera, cosa ne pensi della chiamata di Tika Tiwari per Yearn Finance? Buy fino a $40,000 senza stop loss. Boh, sappiamo che è un cazzaro, ma sempre meglio che se ne parli bene. Contro Bitcoin potrebbe dire? Allora, guarda, quel tizio lì tu l'hai definito bene, nel senso hai utilizzato un termine abbastanza corretto, perché di fatto è un gruppo pump and dump quello che organizza lui, e quindi insomma non è che ci sia da fidarsi più di tanto. C'è da dire che è un gruppo molto seguito, se ne parla molto, e quindi spesso le sue predizioni, non dico che si avverano, perché mi sembra insomma una chiamata abbastanza esagerata, però quantomeno generano un po' di trazione. Io non ho visto adesso Yearn, se ci sono novità, come sta andando. Ecco, in realtà su Bitcoin neanche troppo bene, perché sapete, io ho la posizione aperta su Yearn, però non mi sembra che abbia reagito più di tanto. Tra l'altro aveva chiamato anche Synthetix, se non erro, giusto? SNX, avevo letto che anche questa era una delle sue chiamate alla pump and dump style. Questo è già partito un po' di più, però insomma non mi sembra che abbia più tutta questa rilevanza come ce l'aveva un tempo. Com'è che si chiama? Palm Beach qualcosa, il suo gruppo di pump and dump. Bene, quindi ti dico, io non agirei in base a questo, ovviamente, perché è come dire, tu leggi un segnale su un gruppo pump and dump su Telegram e ti butti dentro una coin, non lo farei. C'è da dire che almeno ne ha scelta una che non è proprio una fuffa, dai, almeno ha scelto Yearn, poteva, cioè
Meglio, dai, è un pump and dump, però almeno sulla coin ha scelto bene. Ciao Luca, bello malato quel quadro. Sai che sono 31 anni che è qui, che io ho 31 anni e non ho mai capito il suo significato, giuro. Se qualcuno mi può illuminare, lo faccia, vi prego. Tra l'altro avete visto le mie nuove grafiche a proposito? Non so, spero che vi piacciono, spero che vi gasino sempre, perché finalmente ho detto, diamo, sa, una sorta di aspetto più professionale a tutto quanto, perché le grafiche precedenti le avevo fatte io, erano abbastanza imbarazzanti, me ne rendo conto. Continuiamo con le vostre domande. Allora, buon dì a tutti, ciao Luca, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Luke, farai un video su Keeper o hai deciso di non farlo? Ne faresti uno su Nexus Mutual? Grazie, Binance Card arrivata, bravi, mettete il dito nella piaga tutti quanti. Comunque, che dire, allora, riguardo Nexus Mutual avevo intenzione di farlo, ma quei video sulla DeFi che io ho deciso di fare per categoria più che sul singolo progetto, perché altrimenti c'è il rischio, non lo so, di essere forse meno interessante. Come ad esempio, datemi un feedback sul video che vi ho pubblicato ieri sulla DeFi. Ero indeciso se fare un video singolo su SushiSwap, un video singolo su Harvest Finance, un video singolo su Alfomora, oppure se farne uno che includevo un po' tutti e tre. Alla fine ho deciso di farne uno unico perché mi sembra un po' più ricco di informazioni, ecco, altrimenti si rischia di andare troppo nel noioso, nel dettagliato, dando magari qualche dettaglio che è anche inutile, perché adesso non credo che ci voglia tutto questo dettaglio. Una volta che si capisce come funziona, bene o male il significato è quello. E volevo farne un altro, adesso ne ho uno in coda ovviamente su come si chiama, PancakeSwap, che me l'avete chiesto in 500 e quindi vi devo accontentare per forza. Dopo quello potrebbe essere un'idea farne uno sui progetti DeFi del settore assicurativo, chiamiamolo così, Nexus Mutual, Cover Protocol, Certic, ce ne sono tanti anche lì, ed è un settore interessante perché adesso è molto molto in espansione, quindi lo faremo di sicuro. E per quanto riguarda Keeper, guarda, io ti dico, avevo dubbi se farlo o no, perché è un pelino tecnico come progetto, cioè non lo so, non vorrei che da un lato trattarlo in maniera troppo superficiale, quindi far passare un messaggio sbagliato, e dall'altro annoiare chi magari non è interessato a cose così tecniche come può essere Keeper, perché di fatto è una cosa un po' per pochi secondo me, per quanto interessante, eh. Dunque, tutto bene, tutto ok, si vede, si sente bene, perfetto, ottimo, si può scegliere risoluzione video, pazzesco, incredibile. Tra l'altro 720, ecco, infatti oggi è un pelino più bassa perché da un lato l'ho abbassata perché questo, sono sul portatile, ho una risoluzione più bassa, quindi possiamo abbassarla, e dall'altro lato non volevo che mi crashasse la connessione per via di una larghezza di banda eccessiva. Tutto perfetto. Di solito laggo, oggi audio va meglio del solito, ma perché ho abbassato sensibilmente la qualità. Guarda sul grafico le performance di un bot idiotissimo che opera su settimanale e apre e chiude posizioni in base ad apertura, chiusura, candele, sopra sotto la EMA 9. In fase di trending è tanto semplice quanto efficace. Ma guarda, ti faccio un altro esempio, come dici tu. Se tu prendi sempre Bitcoin dollaro, prendiamo Coinbase che dovrebbe essere vuoto, e tu banalmente, non so, vai sul settimanale sempre, prendiamo il grafico settimanale, un medio termine, e metti le candele Heikin Ashi, per esempio, guarda che già questo praticamente è un indicatore vincente, cioè tu entri alla prima candela verde e quando ce n'è una rossa esci, poi entri alla verde e così via. E guarda tu, cioè è veramente banale, ma questo infatti a volte trae in inganno, perché Bitcoin ha una caratteristica molto interessante, molto sfruttabile a mio parere, che è quella che comunque è estremamente volatile e spesso va in trending, e quando va in trending comunque lui spinge veramente tanto. Non sono dei trend di pochi punti percentuali, si parla di trend del 20, 30, 50, 100%. Guardate l'ultima leg up è del 100%, questo è Bitcoin, e questo rende estremamente profittevole su Bitcoin un'operatività trend follower che su altri asset magari è già esaurita.
vita, perché comunque sono mercati più saturi e tendono a rimanere laterali per molto più tempo, o comunque i trend non sono così marcati come quelli di Bitcoin. Per questo motivo io mi sto concentrando molto anche lato operatività bot sul trend following, proprio perché credo che è un mercato ancora inefficiente al punto tale da rendere efficaci i bot che su altri mercati potrebbero non esserlo in quanto saturi, come appunto il trend following. Ripeto, una banalissima incrocio di medie mobili, ma anche un banalissimo MACD potrebbe funzionare su Bitcoin. Guarda lei chi nasce sul settimanale ed è già una cosa abbastanza, come dire, eloquente. Sul mensile addirittura è pressoché infallibile, guarda che roba, cioè niente da dire. È sufficiente un'analisi veramente basilare. Comunque torniamo a noi, rimettiamo le candele normali, tatac, e rimettiamo il nostro grafico perché più tardi lo andiamo a vedere. Non a caso il quarto bot che sto sviluppando si basa proprio sui break e anche sui falsi break in realtà, e è sempre della famiglia dei trend follower, però cerca, anziché magari andare a seguire il trend basandosi su indicatori del trend stesso, cerca di capire quando c'è una botta di prezzo che potrebbe innescare un trend. È un approccio un pelino diverso, ma ovviamente il discorso non cambia. E poi introduci fake out che teoricamente dovrebbero essere discretamente efficaci anche nei momenti più laterali. Infatti per adesso i test sono positivi, ovviamente bisogna ancora modificarlo, ve l'ho già shillato un pelino, poi ve lo condividerò in maniera totalmente gratuita, quindi non sto cercando anche in questo caso di vendervi qualcosa o altro. Comunque torniamo a noi. Allora, dove siamo finiti? Dunque, ciao Luke, help me su Binance Futures Perpetual, cosa devo fare per impostare uno stop loss se vado short? Ho fatto uno stop market buy a un prezzo più alto ma non è stato preso. Allora, se tu vai short, in sostanza tu guadagni se vai se il mercato scende, quindi è giusto mettere uno stop buy, è corretto, perché lo stop buy, se tu hai aperto una posizione short, te la va a chiudere. Allora, fammi vedere un attimino su USDT, immagino sul marginato in USDT. Se tu, adesso io non ho posizioni aperte perché questo in realtà è un side account che non utilizzo, fammi vedere. Allora, stop market, giustissimo, con stop price ovviamente più alto del prezzo attuale e size pari alla posizione che hai aperto, e flagga magari anche reduce only, perché reduce only in sostanza va a dire all'exchange che tu vuoi andare a chiudere soltanto la posizione e non aprirne un'altra. In questo modo eviti il rischio che se fai per sbaglio un ordine più grande, lui ti chiude lo short e ti apre contestualmente un long, cosa che non sarebbe affatto gradita. Comunque è giusto mettere lo stop buy a mercato, perché se tu lo metti limit introduci una variabile in più, quindi non capisco come mai non te l'abbia preso, mi sembra molto strano. Allora, aspettate che qua non capisco perché mi ha aperto adesso, aspetta, che qui dentro OBS mi è andato ad aprire un'altra cartella e mi fa un casino incredibile. Vabbè, niente, nascondi, tac, facciamo così. Allora, scusate la piccola parentesi. Ok, ciao Luke, cosa ne pensi di Keeper? Ma oggi l'hanno listato su Binance, se non erro. È per questo, vero, che siete tutti così in FOMO mode su Keeper? Fatemi vedere. Allora, Binance.com spot, però. Secondo me è stato listato su Binance. Allora, KP sarà nell'innovation zone, neanche, eccolo qua, in BNB e in BUSD tra l'altro, quindi probabilmente sia nella innovation zone, anche perché di storico secondo me non ce n'è ancora. Fatemi vedere, no, qualcosa c'è, allora è da un po' che c'è su Binance. Perché avevo letto una notizia oggi, allora non lo so, forse ho letto male. Vabbè, comunque è interessante, vale la pena seguirlo, però è un pelino tecnico, non lo so, vedremo, magari ne parleremo, non escludo che ne parleremo. Allora, Eagled è molto pimpante, come la vedi? Allora, in realtà io non sto seguendo i fondamentali di questa coin, però la vedevo bene. In particolare, se vi ricordate, ne avevamo parlato pochi giorni fa e avevamo visto
che stava approcciando un livello abbastanza importante, che è questo qua che vedete, 1212, 0.00 1212. E questo livello, che corrisponde a un vecchio swing low, lo vedete qua, in sostanza, se dovesse venire preso, si è formato localmente adesso un pool di offerta. Se dovesse venire preso, potrebbe essere un bel setup long. Anche su time frame settimanale, vedete, c'era un pool di offerta di domanda, scusate, qua sotto. Quindi il livello diventa discretamente interessante anche su questo time frame. In ogni caso, appunto, adesso ci siamo ancora sotto, è forte perché vedete che forza di respinta c'è stata, la domanda non ha tardato ad arrivare perché questa candela è una candela palesemente di domanda, ma adesso serve un minimo di di conferma, ecco. Però è vero, è ben messo, considerando che Bitcoin sta pompando, considerando che la Bitcoin dominance, beh, oggi è in flessione, però tendenzialmente è in rialzo, quindi per le altcoins non è un gran bel momento. Vedere delle altcoin che nonostante questo performano comunque bene, vuol dire che comunque se la stanno cavando e vale la pena seguirle, perché potrebbero essere in un momento interessante. Dunque, ciao Luke, sempre gasato, ci parli un attimo di Nexo? Grazie. Ma che cosa vorresti sapere del token? Vorresti guardare il token? Perché della piattaforma ne abbiamo già parlato in svariati momenti e anche in un video dedicato. Piattaforma di rendita passiva, di CeFi, tu depositi stablecoin o anche valuta fiat, anche euro, interessante per quello. E lui ti paga la rendita, la puoi ricevere in token Nexo oppure nella coin stessa. Quindi se tu la ricevi in token Nexo, ovviamente sarà in incentivato da un bonus. Io personalmente non lo faccio perché non mi piace il modello di ricevere comunque una rendita su un qualcosa di stabile, che vorrei che rimanesse stabile, in un token volatile, e quindi magari rinuncio a una piccola fetta della rendita ma non mi espongo alla volatilità. Poi c'è un bonus, una sorta di premio fedeltà per chi holda un tot di token Nexo, che aumenta di nuovo il rendimento, arriva a un massimo se tu ricevi, se non erro, il rendimento in token Nexo e detieni almeno il 10% o forse un po' di più di token Nexo del tuo capitale, allora hai il 12% di interesse, che non è affatto male. Però ve l'ho detto, c'è di mezzo la volatilità, un po' una noia. Andiamo a vedere il token su Huobi. Dunque, ecco, ultimamente sta andando veramente alla grande, tant'è che addirittura è andato in price discovery, è andato a rompere questo ultimo top, l'ha anche ritestato, quindi c'era volendo anche un'opportunità speculativa per chi l'ha saputa cogliere, non io, e adesso è in price discovery, quindi di nuovo valgono le regole della price discovery. Abbiamo una struttura bullish e pertanto ogni momento di flessione, chiamiamolo in questo modo, è una possibile occasione di ricerca di un setup long. Bisogna fare molta attenzione però, perché vedo che è un mercato un pelino poco liquido, oserei dire. Guardate queste shadow, fanno abbastanza paura, perché insomma qua quando vedo shadow così lunghe io sento puzza di stop che saltano pam pam a destra a sinistra, quindi attenzione, perché gli stop stretti potrebbero non essere una buona idea. In ogni caso, bene, molto bene, perché è messo, ve l'ho detto, ha rotto il suo massimo storico, sta proseguendo a rialzo nonostante appunto Bitcoin sia in fase di pump, quindi col discorso delle altcoins che abbiamo fatto poco fa potrebbe essere una scelta interessante. Peccato che ha supporti exchange, perché io vedo che qua l'opportunità migliore per acquistarlo è Uniswap, perché di BTC io non mi fido, di Huobi non ve lo so dire perché non l'ho mai provato, su BTC ho sentito solo storie negative, quindi non penserei mai di dirvi usate BTC, ecco, questo non uscirà mai dalla mia bocca. Huobi non lo conosco, quindi non mi esprimo, non saprei proprio. Uniswap forse è il male minore tra tutti, è un pelino più scomodo, ma almeno potrebbe essere la scelta migliore. Torniamo a noi, allora ritorniamo su BTC, che porta bene tenerlo sempre aperto il grafico, e andiamo avanti con le vostre domande. Hai visto qualche live sulle tasse cripto con Giorgio D'Amico? L'ho visto su CoinSquare, cosa ne pensi? Guarda, io so che lui è molto in gamba, perché me ne hanno parlato in tanti molto bene, ne ho sentito parlare anch'io, e quindi io ti consiglio, se l'hai ascoltato e tutto quanto, sicuramente è un professionista, dice cose giuste, quindi di ascoltarlo indubbiamente.
niente. Ciao Luca, Luca, anche a me piacerebbe che ci spiegassi Keeper. Oh, a sto punto mi devo rassegnare, mi sa che mi rassegno e facciamo sto video su Keeper, me lo segno, cosa dite? Facciamolo, dai, facciamolo, me lo segno, promesso, faccio un sondaggio, poi facciamo così. Ciao Luca, ti seguo da poco ma sono già gasatissimo, complimenti e grazie del tuo lavoro accurato e gratuito. Guarda, grazie a te, mi fa veramente piacere che questo, il tuo primo impatto sia stato di questo tipo, spero che continuerai a seguirmi, se hai dei feedback anche critici mi raccomando falli sempre, io sono qua assolutamente a disposizione. Buonasera Luca, ultimamente quando apro MetaMask va più lento e quando lo chiudo a volte rimane aperto e devo rifare, cosa può essere? Dunque, se lo usi con Brave potrebbe essere l'impostazione di Brave, perché io mi ricordo che da qualche parte nelle impostazioni ci dovrebbe essere vediamo una impostazione qua, eccolo, nelle estensioni, nelle impostazioni estensioni qui, adesso una traduzione abominevole, c'è scritto Ethereum fornitore per usare dApps, è stata tradotta probabilmente con Google Translate, di default ci dovrebbe essere portafogli di criptovalute, tu seleziona MetaMask, perché se non hai selezionato MetaMask e usi da Brave MetaMask ti fa un sacco di casini e veramente diventa antipatico, altrimenti non saprei cosa, cosa potrebbe essere, ecco perché a me funziona veramente bene MetaMask. Dunque, dove siamo? Ciao Luca, come stai? Non vedo l'ora di partire col progetto NFT. Hai voglia, a chi lo dici? NFT, adesso sapete che abbiamo creato io insieme ad Alex, quello che vi avevo portato anche in live, abbiamo creato insieme un gruppo Telegram dedicato al mondo NFT che vi ho condiviso già su Telegram, per l'appunto. Magari chi ci segue su YouTube vi lascio d'ora in poi il link in descrizione, nella descrizione dei video, perché in sostanza uno dei miei problemi è l'aver poco tempo, no? Quindi a me piacerebbe dedicarmi al 100% alla DeFi, al 100% agli NFT, al 100% ad Axie Infinity, al blockchain gaming, però purtroppo non è possibile. E quindi insieme ad Alex, un grande esperto del settore NFT e blockchain gaming, che è anche il community manager italiano di The Sandbox, ve l'avevo portato tante volte, abbiamo aperto un side group, diciamo, sponsorizzato un po' da noi due, riguardo il mondo NFT, dove si parla soltanto di quello, lui porta il suo know-how, cerchiamo di creare una community anche lì e sicuramente è più interessante ed è tematico, quindi ve lo spammerò, preparatevi. Io ci vedo un volto disegnato usando dei radius, sì, ma poi c'è in mezzo quella sorta di coso lì che non capisco cosa sia, dovrebbe essere un osso, un qualcosa, non lo so. Ciao Luke, è stato listato da qualche giorno Beefy Finance su Trust Wallet. Beefy è il corrispettivo di Yearn Finance su Binance Chain. Si sta sviluppando tutto una sistemazione DeFi in parallelo su Binance Chain e mi piacerebbe un tuo parere. Guarda, un video sulla DeFi su Binance Chain la sto per fare, incentrato soprattutto su PancakeSwap, perché bisogna stare attenti che sono nati e morti tanti progetti DeFi su Binance Chain, perché è facile produrli. È vero che c'è CZ, CZ che è lì che vigila e se qualcuno fa qualcosa che non gli va, lui può riuscire a recuperare i fondi, perché la Binance Chain comunque tende un po' alla centralizzazione, quello può essere un vantaggio, uno svantaggio, dipende, e però bisogna fare attenzione ai nuovi progetti, ma in generale nel mondo DeFi i progetti nuovi io tendo sempre a starci un passettino indietro, più che altro per vedere, per iniziare a lasciarli testare, vedere il loro livello di sicurezza. Così facendo mi perdo magari i programmi iniziali di liquidity mining, gli APY più alti e così via, però è tutto di guadagnato riguardo la sicurezza, ecco. Quindi, ciao Luca, sono anche io U. Ciao U. Purtroppo da qui non si vede il logo sul tuo viso, dove non ho capito. C'è il logo, ok, no, ho capito ora. Forse un problema di collegamento all'immagine, non lo so. Non saprei, è vero, è broken, sembra broken. Devo guardarci, è un'estensione di Twitch quella lì, quindi magari dipende da quello. Sinceramente sarà l'affetto che ho per te, ma le nuove grafiche diciamo che bisogna abituarsi. Siamo qui per te, quindi direi
direi che vanno bene. È vero, ma molti di voi mi hanno detto: ma no, mi ero affezionato alle altre. Comunque non cambia ovviamente il canale, è solo un nuovo vestito grafico un po' più professionale, perché dai, le altre le avevo fatte io giocando con Illustrator, io ho zero skills di grafica e quindi i colori facevano pietà, erano messi a caso, le proporzioni erano messe a caso. Questo è un pelino più professionale, dai, però il contenuto del canale non cambia ovviamente, quindi mi fa piacere. Ma un aggiornamento sul video di Nexo, la piattaforma è parecchio, ecco, questo sì, hai ragione, ma non solo Nexo, anche Celsius, anche BlockFi dovrei rifarli un po', perché effettivamente sono cresciute abbastanza. SNX fino a 7, esatto, quella era la sua, come si chiama, la chiamata sempre di Tika Tiwari, come cavolo si chiama. Il video sulla DeFi mi è piaciuto tantissimo, mi fa veramente piacere. Grandioso il video DeFi, grazie, da vedere almeno 3 volte. Beh, un piacere, mi fa, guarda, questi feedback mi gasano, credetemi. Ciao Luca, conosci Swissborg? Se sì, che ne pensi del progetto? Ti dico la verità, purtroppo non lo conosco, ne ho sentito parlare varie volte, ma non ho mai approfondito, mea culpa. Buonasera Luca, buonasera a tutti, grande. Ciao Luca, volevo trasferire dei token UV da Socios a Binance. Binance mi richiede solo trasferimenti su indirizzi BSC, mentre Socios solo indirizzi Chiliz. Eh sì, perché è sulla blockchain di Chiliz. La domanda quindi è: posso trasferire i token UV da Socios a Binance senza rischiare di perderli? Grazie. Allora, io ti direi di aspettare, di non fare casino, perché secondo me Binance non ha ancora, aspetta, fammi vedere, non avendolo ancora listato, secondo me non ha ancora, anzi te lo confermo, guarda, non ha ancora implementato l'integrazione con i loro wallet e con la loro chain, quindi io fossi in te aspetterei a dopo il listing. Secondo me da dopo il listing permettono anche il trasferimento, io penso che sia così, per adesso hanno solo la loro controparte su Binance Chain. La mia prima volta su Twitch, e non si scorda mai, spero, dai, ti trovi bene? Solo per te, grazie, mi fa un piacere immenso, credimi, e spero che non sia l'ultima, dai. Dicendo così mi hai solo incuriosito su Keeper, bene, adesso mi tocca farlo il video, c'è poco da fare. Bella la tua nuova grafica del canale, grazie mille. L'idea di fare dei video confrontando diverse soluzioni a me sembra interessante, infatti è quella che ho prediletto sempre anch'io. Ciao Luca, secondo te per analizzare il grafico di un altcoin è meglio guardare il grafico del raffronto alt-bitcoin oppure analizzare il grafico dominance? Guarda, io di solito faccio così. La prima cosa che faccio è andare a vedere com'è messo il mercato delle altcoin in generale, quindi dominance. In particolare, qui lo ripeto adesso, io mi ero dato una regola. Allora, aspettate che lo vado a recuperare, tac, anche Axi sta pompando a tal proposito. E dunque, in sostanza, io ho messo 3 medie mobili sul grafico della dominance, faccio una trend analysis basilarissima. 9, 30, 100, sono queste 3 che vedete, 9, 30, 100. E in sostanza, con queste 3 medie mobili, io vado a vedere dove si trova la dominance rispetto ad esse e come si trovano esse l'una rispetto all'altra, quindi se sono incrociate a rialzo, se sono l'una sotto sopra l'altra o sotto l'altra e così via, andando a identificare, diciamo, degli scaglioni, chiamiamoli così, di forza del trend, che possono essere che il massimo è quello attuale, ovvero dominance sopra alle 3 medie, a tutte e 3, e la media più veloce è sopra la media che è sopra alla lenta, e questo vuol dire uptrend massimo, e questo per me vuol dire minima esposizione alle altcoins. Quando le cose iniziano a cambiare, in primis che la dominance incrocia a ribasso, quindi dominance e media 30, quella media, la media incrocia a ribasso, quindi inizia a scenderci sotto, con magari la EMA 9 che invece è ancora sopra. Questa è la prima condizione, e io solitamente con massimo trend l'esposizione massima in altcoins è 2-3%. Con la dominance che scende sotto alla EMA 30 giorni della dominance mi espongo massimo 5%. Qualora si incrociano queste due medie mobili a ribasso salgo magari al 7-8%, e quando si incrocia anche con l'altra media, quindi abbiamo il downtrend più forte possibile, allora mi espongo al massimo, che è fino al 10%. Comunque non supero mai il 10% del mio portafoglio come esposizione in altcoins, perché in passato ho imparato a mie spese di non farlo, altrimenti ti svegli un giorno che hai un più 30%, ti svegli il giorno dopo che hai il meno 40%, e va a finire
finire che il tuo portafoglio diventa un'enorme scommessa. Una volta che ho inquadrato, ho fatto la fotografia della situazione del mercato altcoins con la dominance, ovviamente bisogna scegliere quale altcoin, e allora in quel caso lì mi apro la mia watchlist, mi vado a vedere quali altcoin hanno un bel setup su Bitcoin. Attenzione, questa è la mia operatività, perché così facendo vado a scontare un po' l'andamento di Bitcoin e non mi illudo che un altcoin stia andando bene, ma in realtà solo perché Bitcoin sta andando bene, e vado a cercare il setup e apro la posizione, tutto lì. Ad esempio, andiamo a vedere Axie. Adesso, ripeto, c'è una situazione tale per cui le altcoin sono poco appetibili dal punto di vista globale, per via dell'uptrend della dominance. Tuttavia, se che, per dire, la dominance fosse in condizione di espormi un po' di più in altcoin e ci fosse una situazione di questo tipo, che il prezzo di Axis fosse già qua, io potrei andare a dire: benissimo, guarda che bel setup, c'è questa zona, già che ci siamo, così analizziamo Axie, c'è questa zona che era un vecchio pool di offerta che è stato assorbito, caspita, retest e via, price discovery, meglio di così non si può, una bella posizione trend follower su Axie. E quindi questo è uno dei metodi, cioè anzi è il metodo che utilizzo: osservazione macro del mercato, visualizzazione un po' del trend e quantificazione del trend, quantificazione quindi del massimo possibile per me per espormi in altcoin, e poi scelta dell'altcoin in base al grafico della moneta singola. Questa è un po' la mia strategia. Dunque, ciao Luca, ho sentito news relative a BTC sui mainstream media, ahimè sì, e quindi è iniziata la mia exit strategy, scaglionando le uscite sia settimanalmente che in base ai livelli. Tu stai abbottonato o hai iniziato le liquidazioni? Guarda, in verità io non credo di cambiare sinceramente la percentuale che holdo in Bitcoin nel mio portafoglio investimenti. Questo ovviamente non vuol dire che non vendo, non compro, non faccio niente, perché la regola che faccio, e sulla quale adesso credo che farò un video, perché penso sia un messaggio importante soprattutto per chi vuole iniziare ad imparare una tecnica di investimento che non sia speculativa, è quella di compartimentare il portafoglio, no? Il che vuol dire, non lo so, facciamo un'ipotesi semplicissima: un portafoglio composto da un 100% totale che si divide 50% liquidità, che vuol dire euro, 25% azioni, 25% bitcoin. Ok, questo è il complesso. Supponiamo che Bitcoin, come in questo nostro caso, abbia pompato un sacco, è arrivato a fare un più 100%, supponiamo, e quel 25% lì diventa di più, diventerà un 35-40%, e io a fine del periodo al quale poi voglio continuare a ribilanciare il portafoglio devo ritornare alle percentuali iniziali, quindi venderò per forza di cose Bitcoin per riportarlo al 25 e avere ancora un 25 stocks, 25 bitcoin e 50 liquidità. Quindi in sostanza vorrà dire che venderò bitcoin in parte per le stocks e in parte in euro. Ok, questa è un po' la strategia che utilizzo. Allo stesso modo, se bitcoin dovesse dampare parecchio, andrebbe a finire che quel 25% si assottiglia come fetta, diventa il 20, il 15, io lo riporto poi al 25% alla fine del periodo di analisi, in modo da avere sempre il mio portafoglio bilanciato. In questo modo io non devo scervellarmi a dire: voglio 5.000 euro in bitcoin, voglio 500 euro in bitcoin, perché secondo me non ha tutto questo senso. Ha senso compartimentare il portafoglio in percentuali, in base alla propria propensione al rischio, in base al periodo storico, in base alla performance dei vari asset e così via. Questo è un tema che tratteremo, perché ci tengo molto a questo tema, in un video dedicato, magari con qualche strumento in più, con qualche dato numerico in più, qualcosa insomma di più concreto che dirlo così. Ecco. Luca, grazie come sempre per tutti i tuoi contenuti, ma grazie a te per i complimenti. Una domanda: in ambito stablecoins su SeFi, come stai gestendo la caduta libera di USD dell'ultimo periodo? Tutto invariato, ti stai spostando di più su euro? Guarda, in realtà c'hai ragione che USD sta abbastanza tracollando, però ti dico la verità, non ho fatto pressoché nulla. Allora, eccoci.
euro-dollaro sta pompando veramente tanto. Io fortunatamente, cioè anche lì alla fine adotto un sistema di percentuali, no? Quindi anche le stablecoin messe a rendita sono in percentuale sulla liquidità complessiva, quindi vado ad ammortizzare, diciamo, i cambi valutari in questo modo. Solitamente sono ciclici e quindi non dico che sono a somma zero, però spesso si parla di fasi di spostare un euro su dollaro e viceversa. Io sono diviso sulle stablecoin SeFi in sostanza tra Nexo, Celsius e BlockFi come sempre, e Nexo euro, il resto purtroppo è dollaro, perché comunque SeFi, a parte Nexo che accettano euro, non ce ne sono ancora purtroppo. So che BlockFi è in programma di farlo e non vedo l'ora, e quindi io vado a ribilanciarli così. In sostanza, quando vado a fare il ribilanciamento, la rianalisi del portafoglio, vado a mettere in conto anche il cambio euro-dollaro, però si parla di una volta ogni 3 mesi tendenzialmente, quindi diciamo che non mi va a impattare così tanto, le performance non credo che cambino più di tanto, ecco, finora almeno è stato così, proprio perché è un flusso una volta da una parte e una volta dall'altro. Allora, dove siamo rimasti? Puoi confrontare i volumi di questi giorni con la scorsa bull run? Va bene, guardiamoli. Allora, su quale exchange? Questa è una bella domanda. Andiamo a vedere Coinbase, per esempio. Allora, facciamo un grafico settimanale a sto punto. Allora, vediamo un po'. Dunque, i volumi sono calcolati in Bitcoin, però, Vabbè, però più o meno i prezzi sono quelli. Allora, per adesso su Coinbase sembra che i volumi del 2017 siano maggiori. Io qua leggo un 336.000 di picco nel giorno prima dell'all time high, e per adesso qui abbiamo la metà come media di volumi circa, no? Io vedo 130.000, guardando proprio la media 97.000 contro qua il picco massimo è stato 185.000. Sono ancora molti meno su, attenzione, su Coinbase. Poi non lo so se vogliamo andare a confrontare anche Bitstamp, ad esempio. Bitstamp, beh, anche lui effettivamente, come potete vedere, vede dei volumi più bassi. Questo non so se è perché da un lato sono nati nuovi exchange, quindi si è diversificata un po' la pressione spot. Ad esempio, andiamo a vedere Binance, che dov'è USDT in questo caso. Come vedete, qui era appena nato, aveva pochissimi volumi, adesso invece ha 676.000 bitcoin giornalieri di volumi, quindi è anche probabile che i volumi in acquisto del tempo, che erano solo su Coinbase o su Bitstamp o su quegli altri pochi exchange che c'erano, in parte sono finiti su Binance. Non so se c'è qualche tool che permette di aggregare i volumi di tutti gli exchange. Nel caso in cui ce l'abbiate, vi chiedo se magari lo condividete, così facciamo un'analisi più completa. In ogni caso bisogna anche considerare che molti movimenti, in particolare quelli istituzionali, avvengono OTC, quindi fuori dal mercato. Non sono, cioè, ovviamente il MicroStrategy di turno, il Grayscale di turno, non credo che faccia un market order su Binance, oddio, magari sì, magari in maniera più, come dire, prolungata nel tempo fa tanti micro ordini, però solitamente fanno degli accordi OTC, ovvero al di fuori ci sono dei desk apposta dove vanno loro che hanno grossi capitali e dicono: ascolta, io ho 500 milioni di dollari, voglio comprare Bitcoin, che prezzo mi fai? E non va a impattare ovviamente sul prezzo di mercato come lo farebbe un market buy di 500 milioni di dollari che va a svuotare completamente l'order book di un exchange. Dunque, seguo le tue dirette da un mesetto circa, sei bravissimo e sto imparando tantissimo, ma grazie mille, mi gasate veramente un sacco, mi fa piacere. Mi raccomando, se avete domande, critiche, proposte, suggerimenti, sono aperto a tutto, Quali livelli di ritracciamenti per rientrare eventualmente in acquisto? Allora, adesso lo andiamo a vedere tra 5 minuti, neanche, dai, perché andiamo a vedere bene i grafici, ovviamente. Bitcoin sembra che stia lateralizzando intorno a 22,8,
18-23.000, sarebbe una bella cosa, ne parliamo tra poco. Arrivata Binance Card anche a me ieri, oh ragazzi, io non l'ho ancora vista, non so, magari l'hanno consegnata al mio vicino o a qualcun altro, che ne so, di transazioni non ne ho ancora viste, quindi non lo so. Ciao ragazzi e fanciulle, bella lì, grande Simone, bentornato anche a te, grande Luke, sempre presenti. Ciao Luca, ti seguo da circa 3 anni, da quando mi sono avvicinato alle cripto, sei uno dei primi, allora io è da 3 anni che sono qua. Quindi sono un principiante, non ho fatto corsi ma ti seguo con attenzione. Se volessi leggermi un libro che mi aiuti maggiormente, quale mi consigli? Grazie molte, grazie per l'entusiasmo contagioso. Guarda, grazie a te innanzitutto per le belle parole. Di libri, guarda, io ti dico, sul trading non lo so, cioè faccio fatica, è una domanda che mi avete fatto in tanti. Ho valutato addirittura di fare un video con, proponendo, che ne so, 5 libri importanti, ma non lo so, non riesco a trovarli. Vuoi perché io non mi sono formato sui libri, cioè ne ho letti tanti e ho preso qualcosa da ognuno di essi, non c'è ancora un libro da dire è completo, c'è tutto quello che mi serve, perché magari qualcuno parla del money management, qualcuno dell'analisi tecnica, qualcuno di strategie di trading, qualcuno a metà qui metà lì, non lo so, non me la sento. A parte che se tu vai a cercare su internet trovi veramente di tutto, dei libri che invece secondo me vale la pena leggersi per capire i fondamentali di Bitcoin potrebbero essere Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum, anche se sono un po' tecnici, male non fa, perché comunque fanno capire veramente tanto di più. E poi ci sono quelli un po' più corollari, un po' più da fanboy, come The Bitcoin Standard, che è un bel libro anche quello, però non da farne un culto, perché senza esagerare, ecco. E per quanto riguarda il trading, a me piacciono molto i libri di c'è The Black Swan, poi c'è Antifragile di Taleb, mi pare si pronunci così, quindi i suoi libri sono molto validi, come anche dal punto di vista del mindset e di come ragionare da trader, ecco. Dunque, Luca, sto iniziando a pensare a come coprire la posizione spot su BTC. Come lo vedi, un collar con opzioni su Deribit, spot più risk reversal? Non ho mai usato combinazioni di opzioni su Deribit. Il credito della sell call finanzierebbe la buy put? Sì, funziona così. In realtà tu hai un margine unico che va a finanziare tutta la tua posizione in opzioni, e anche volendo, se hai aperta la posizione su Deribit, su un future o sul perpetual, anche quello diventa un tutto insieme, tra l'altro ti compatta bene il delta, ti compatta tutte le greche, ti fa vedere un quadro completo della situazione. Ti dico, è una buona cosa, le opzioni sono veramente eccellenti per coprire, ma dal semplice cover call a qualcosa di più avanzato come quello che hai proposto tu, quindi io ti direi che è un'ottima cosa. Facci un po' pratica, perché le opzioni su Bitcoin sono un pelino, non lo so, sotto certi punti di vista secondo me non intuitivissime, perché hanno dei parametri che sono molto più veloci delle opzioni normali, e in particolare il loro prezzo, soprattutto a causa della volatilità implicita, che vabbè, si sa che può cambiare da un giorno all'altro, però tendenzialmente il loro prezzo può veramente cambiare di tanto in poco tempo, quindi c'è da masticarlo un po', da provarci un po' prima di buttarsi. Se è la tua prima copertura, magari, non lo so, prova con un size più ridotto, di fare step by step, ecco, io farei così. Allora, mi scrive take profit sull'ordine. Sì, esatto, è un take profit, quello dello short di prima su Binance Futures. Allora, ragazzi miei, io adesso quasi, visto che sono 40 minuti, vorrei andare a vedere un paio di grafici. Però prima, ecco, vi volevo far vedere sta cosa che mi ha fatto impazzire. Qualcuno di voi me ne ha parlato, di questo progetto che si chiama BitCashback, tra l'altro un progetto italiano, me l'avete buttato lì, io sono andato a vederlo, lì per lì ho detto, ma no, cioè, che cos'è questo, una roba strana. Sono andato a vedere e il mio primo impatto è stato, porco cane, è geniale, cioè nel senso, Questo sito, che penso sia ancora in beta, cioè ancora un po' da lanciare perché è molto molto
semplice, ecco, quindi sicuramente dovrà ancora fare dei passi avanti, però in sostanza il loro modello, se non ho capito male, è fare delle affiliazioni con degli e-commerce, no? Quindi immaginatevi questa, la loro azienda Bitcashback è affiliata agli e-commerce, quindi loro fanno acquistare i clienti sugli e-commerce e prendono una percentuale su quello. Quello che fanno loro è dare un cashback all'utente, quindi metà, supponete, della loro commissione d'affiliato la danno al cliente finale in Bitcoin. Quindi non lo so, in un periodo storico dove si parla sempre di cashback, il cashback di Stato che è una delle fuffe più ridicole dell'ultimo decennio, poter fare un cashback in Bitcoin, tra l'altro la prima cosa che ho pensato è, caspita, è cumulabile pure con la crypto.com, con la Binance Card, quindi non lo so, tu vai ad acquistare, ad esempio devi acquistare del caffè, le capsule, le vai ad acquistare, hai il 2,50% di cashback più il 3% della crypto.com in cripto, quindi tu vai a spendere euro e ti intaschi un po' di cripto. Mi sembra veramente un'idea geniale. Adesso ho cercato di capirlo meglio e tutto quanto, ma mi sembra che sia veramente interessante, cioè non è assolutamente una fuffa. E non lo so, magari lo approfondiremo, sono curioso di saperne di più. Tra l'altro ho visto il video anche di Marco Cavicchioli, che ho visto che l'ha portato sul canale, mi ha affascinato veramente tanto, magari ci faccio due chiacchiere anch'io. Ditemi, avete dei feedback voi, lo conoscevate, lo sapevate, perché è qualcuno di voi che me ne ha parlato, quindi mi avete incuriosito un sacco, sappiatelo, sappiatelo proprio. Detto questo, andiamo a vedere un po' di graficoni. Allora, no, il bot lo chiudo perché mi sta rallentando un sacco il PC e partiamo da Bitcoin. Allora, Bitcoin al momento è un attimino in pausa e meno male, direte, perché dopo il breakout ha fatto un impulso pari al 20% circa, ok? Quindi un 20% ci sta, cioè senza nessun tipo di ritracciamento, ecco, inizia poi a diventare difficile da gestire. Adesso c'è stato, ieri c'è stata la prima, il primo segnale di vendita, quindi questa higher shadow abbastanza importante, tac, così vedete, c'è stato un po' di svendita e oggi una candela discretamente insignificante. Sul daily non ci dice nulla perché ovviamente essendo in price discovery abbiamo come primo livello di supporto i 20.000, avevamo giocato con Fibonacci, vi ricordate, per fare una proiezione rialzista e si collocava tra i 25.000 e i 26.000, se volete andare a vedere come l'abbiamo ricavata, l'ultimo live vi chiarirà le idee. Però ripeto, è Fibonacci, quindi non parliamo di cose troppo affidabili, è una stima, così giusto ad avere un livello da tenere sotto controllo. Per andare a vedere ovviamente i movimenti più da vicino, avere qualche setup per chi vuole operare in questa fase particolarmente bullish, per forza di cose c'è da andare a giocarsela intraday. Quindi andiamo a vedere un'ora, il time frame un'ora, che è quello un po' più vicino, è molto intraday, però ripeto, nei momenti in cui c'è una fase così rialzista, così concitata e con volumi così alti, tendenzialmente potrebbe essere giustificabile anche operare nell'intraday, cioè sicuramente è meglio che farlo nelle fasi più illiquide, perché ovviamente maggiori volumi, maggiore è la regolarità, un po' tra virgolette, ma anche nel time frame intraday. Sull'intraday noi possiamo andare a disegnare qualche cluster di prezzo. Abbiamo, vabbè, ovviamente il solito 20.000 che è la base di tutto ed è quello che vale su tutti i time frame, incluso il daily. A salire abbiamo 27.50 che c'ha questo clusterino qua, nasce da questo clusterino qua, poi abbiamo il 21.004 e dintorni. Tra l'altro una cosa che io tendo a fare quando vado a verificare i cluster di prezzo nell'intraday è non prendere soltanto il body della candela come faccio di solito, ma estenderlo anche alle shadows per avere un cluster un po' più ampio. Ho visto, sempre basandomi su dati statistici, che sull'intraday funziona un po' meglio, ok? Spesso non si va a pescare dal body ma ci si ferma alla shadow, proprio perché io utilizzo l'intraday poi nelle fasi molto direzionali, altrimenti non mi trovo molto a mio agio su un'operatività del genere, ma insomma questo è. E poi infine a salire abbiamo 22.250,
50, quest'ultimo cluster qua, che per ora funge anche da zona di domanda, come vedete. È stata testata due volte e al momento sorregge l'area dei massimi. Poi abbiamo un gigantesco spike di offerta in questa zona tra i 23.000 e i 23.008, che effettivamente si è reiterata anche in questo secondo approccio. Guardate come c'è stata tanta domanda ma subito soppressa di nuovo nel secondo tentativo, e al terzo tentativo di ingresso di nuovo in questa zona c'è stata un'altra soppressione, un pelino più debole, ma era anche più debole la domanda. In sostanza quello che si è formato qua è dei lower highs e lower lows localmente, ok? Però con ancora il sostegno di questo cluster di prezzo. Quindi di fatto la struttura rimane rialzista. Il primo segno di struttura ribassista, attenzione sul time frame orario, tutto il resto è bullish, ma in una maniera catastrofica, sarebbe la perdita di questo livello qui, quindi fare una cosa di questo tipo. Il livello sottostante dopo il 22.250 sarebbe questo qua sotto, 21.4, ok? Quindi questo è il supporto numero 2 e questo è il supporto numero 3, 27.50. Chi vuole quindi impostare un'operatività speculativa su questi livelli deve fare attenzione esattamente a loro. Quindi si può impostare in vari modi, in maniera aggressiva, quindi andare a posizionare gli entry in maniera prematura, prima che ci arrivi il prezzo. Altrimenti aspettare che il prezzo ci arrivi e cercare un setup potenzialmente che mostra domanda prevalente sull'offerta, ok? Quello è un altro modo. Altrimenti il famigerato reclaim, quindi se adesso andiamo di nuovo a scendere e lo perdiamo, ci muoviamo un pelino qua e poi, questo è il livello di sempre lui, facciamo il reclaim, tatac, setup long. Questo è il più cauto di tutti. Ovviamente, come al solito, c'è il trade-off: più aggressivo uguale più rischio ma potenzialmente più rendimento, il più cauto uguale minor rischio ma arrivo dopo, quindi o posso missare oppure posso avere un rischio rendimento peggiore, e questi sono un po' i trade-off. Questa è la situazione, perché vi ripeto, su time frame superiori già sul 4 ore non si vede nulla, come vedete c'è solo questo piccolo clusterino qua che però è verde, non è neanche rosso, quindi non è nemmeno significativo, e basta. Gli unici segni in qualche modo di potenziale setup da trovare si trovano sul time frame orario. E il daily invece ci dice, vabbè, se adesso andiamo a chiudere la candela di oggi così, andiamo a marcare una zona potenzialmente interessante sul daily, quindi un clusterino intermedio che sarebbe questo. Poi dipende chiaramente in che direzione andiamo, se continuiamo a rialzo abbiamo sicuramente marcato un nuovo livello di supporto chiave. Se andiamo invece a dampare a ribasso andremo a crearci sopra la testa una resistenza importante, questo perché le candeline come questa sono delle candele abbastanza importanti per definire l'andamento, perché vanno a compattare in maniera estrema la price action su un unico prezzo, cioè ci sono tanti trade perché i volumi ci sono, il prezzo si è mosso poco, quindi quel prezzo lì diventa importante ambo i lati. Questo Bitcoin, a dir la verità, non c'è molto altro da dire. Dobbiamo vedere adesso come procede, se va a colpire la zona di offerta proiettata da Fibonacci 25-26.000, lì potrebbe essere il primo punto valido per uno storno, ed eventualmente potrebbe essere proprio il livello 22.008, questo clusterino qua, il punto di supporto sul quale lo storno potrebbe tornare a parare. Ovviamente sto facendo predizioni, non si è ancora verificato nulla che ci possa dire che può succedere davvero, ma è uno scenario sicuramente da tenere sotto controllo, altrimenti i più speculatori possono giocare sul time frame orario. Andiamo avanti con le altre coin. In particolare parliamo di Ethereum, sul quale ho chiuso la mia posizione. Vi ricordate, ieri avevo condiviso il fatto che stavo tenendo d'occhio l'approccio di Ethereum con questo cluster. L'approccio è stato negativo, nel senso che ieri ha chiuso qua con una preponderanza assoluta di offerta. Tutta questa offerta mi ha fatto passare la voglia di rimanere in posizione per ovvi motivi, e quindi io ho fatto ciao ciao a Ethereum, alla posizione speculativa, attenzione, che l'ho chiusa oggi all'incirca a zero, insomma da queste parti qua, poco sopra il prezzo di adesso. La mia storia con Ethereum
Ethereum speculativa si conclude qui ed è somma in maniera riassuntiva, riassumendola, la seguente: io ero partito con un setup di questo tipo, aveva fatto un breakdown e reclaim di questo livello, io ero entrato qua dentro con stop loss sotto i minimi, avevo un take profit parziale qua che me l'ha preso del tutto, il size iniziale era 3.5 R, take profit parziale qua escluso il rischio, quindi più o meno era un R mezzi circa, e poi ho visto che ha pompato, ci ha bucato dentro, è finito qui, ha testato già quest'altra resistenza, 0.0335 è una resistenza fortissima su Ethereum, bisogna tenerla in considerazione perché è un cluster su time frame settimanale, ne abbiamo parlato n volte, e quindi ho visto che è arrivato fin qui, ho detto beh, allora qua mi si palesa davanti un altro setup, entry in questa zona, che è un nuovo pool di domanda che è nato, e take profit direttamente qui, nel solito livello di prezzo, che anche questo è un livello di prezzo storicamente importante su time frame settimanale, e quindi niente, me la sono giocata così in maniera speculativa, un altro size R è andato bene, lo stop loss era qua sotto per il dovere di cronaca e basta, poi la restante posizione aperta l'ho tenuta aperta trend follower, però il problema è che il trend è stato violato a ribasso, abbiamo rotto, abbiamo perso questo supporto, la struttura è un po' in pericolo e quindi ho detto ciao Ethereum, questo adesso diventa rosso. Tac, pure questo è rosso, deve essere rosso, ma già da mo', insomma, vabbè, meglio tardi che mai, e basta, ci rivediamo quando farai un bel reclaim di nuovo di questo livello qui, allora tornerai ad essere appetibile. Nel frattempo tengo ovviamente la mia parte in investimento, la percentuale nel portafoglio complessivo rimane tale, non varia, questo è riferito alla parte speculativa. Yearn è l'ultima mia posizione, invece quella l'ho lasciata aperta, perché è vero che sta andando a perdere questo pool di domanda sul quale sono entrato, però è altrettanto vero che per ora mi sembra che l'offerta non sia così violenta, quindi qua c'è un pool di domanda, in particolare una sacca abbastanza importante che per ora sta tenendo, insomma per adesso io rimango dentro, non credo neanche che la chiuderò in maniera preventiva, cioè se mi va in stop loss bene, se no amen, non mi fa troppi cruci questa posizione, credo che la gestirò così. Adesso amici miei torno da voi, qualcuno mi aveva chiesto, non so se vi interessa ancora, riguardo al liquid swap di Binance, che l'ho scritto anche su Telegram per quello, che ci sono quelli nuovi che si chiamano innovation e in sostanza c'è dentro anche Bitcoin, qualcuno mi aveva chiesto ma come funziona, cioè come devo interpretare questo valore che vedo qui, in sostanza questo è lo yield delle 24 ore, ve la faccio breve, poi se avete altre domande vi rispondo ovviamente, è lo yield delle 24 ore, che vuol dire nelle ultime 24 ore quanto avrebbe reso partecipare a questo pool, come mai ci sono valori tutti negativi, perché nelle ultime 24 ore Bitcoin e Ethereum, prendendo come esempio Bitcoin ed Ethereum, sono calati più o meno dell'1% insieme, ok? A questo è calcolato, quindi in sostanza calcolando la rendita passiva che darebbe andare a mettere liquidità nel pool, quello da rendita e non ci piove. A questo però si aggiunge la impermanent loss dovuta dal fatto che Bitcoin Ethereum è una coppia che si muove, quindi più si muove che pompi o dumpi e più impermanent loss si va a incamerare, e inoltre tu sei esposto sia a Bitcoin che a Ethereum, quindi se Bitcoin ed Ethereum pompano benissimo tu avrai uno yield positivo, se Bitcoin ed Ethereum dumpano tu avrai uno yield negativo, perché è come se tu possedessi di fatto le tue coin, tu sei esposto a quelle coin. Mettendoci sopra il puntatore c'è anche lo yield dei 7 giorni, ma in realtà è abbastanza farlocco perché ad esempio il prodotto Bitcoin Ethereum è da non lo so un giorno e mezzo che c'è, e ovviamente 1,15% non è davvero di 7 giorni perché non esiste da 7 giorni in sostanza. Questa è un po' la domanda che mi avete fatto e la risposta che insomma penso sia quella pertinente. Vediamo le ultime domande che avete, che siamo quasi a termine col tempo. Allora, ma niente sondaggino pump o dump? No, dai, sondaggio pump o dump volete? Facciamolo, dai, facciamo questo sondaggio pump o dump, se proprio me lo chiedete con così tanto ardore lo dobbiamo fare per forza. Allora, dov'era? È da una vita che non faccio sondaggi, eccolo qua, tac. Allora, vediamo un po' cosa succede.
Non c'è più, crea un sondaggio. Benissimo, ottimo, fantastico. Gestisci il tuo sondaggio. Tra l'altro qui, da qui non l'ho mai usato, Twitch, e si vede. Nuovo sondaggio. Pump o dump? Pump! E l'altra dump! Via, 5 minuti di tempo per votare. Benissimo, c'è il menu a tendina sopra per votare, vi ricordo, mi raccomando, belli gasati, niente pump e niente dump. Oggi la candela di oggi è veramente insulsa. Crypto.com ha aumentato il minimo di CRO da stakeare per le carte, ora il minimo è 5.000 CRO, davvero? Ancora? Non la sapevo questa, mamma mia, di nuovo. Ormai fanno così, inseguono il mercato facendo aumentare il numero di CRO. Tema BlockFi, con un deposito di 12.000 USDC all'8,6% di interesse in 10 anni, oddio, mi sono già perso. Ok, la domanda sostanziale è: BlockFi è sufficientemente sicura per un long term di più anni? Allora, la mia risposta è non lo so, perché io la reputo sicura, io mi ci trovo bene, ho parlato anche con il loro team, ve l'ho portato sul canale e tra tutti mi sembra la più sicura. Se io dovessi sceglierne una, sceglierei quella, perché c'ha dietro persone come Coinbase, Fidelity, come Gemini, insomma si parla di colossi del settore finanziario e del settore cripto. Quindi io ti dico, dal lato mio, io mi sento tranquillo. Poi dirti usala, ovviamente non sono io a potertelo dire, sei tu a dover decidere. Ricorda che non esiste il rischio zero, quello sì, però io dico, se dovessi sceglierne una tra tutte che reputo a minor rischio, sarebbe, penso, proprio BlockFi. Allora, qui c'è un cosa ne pensi di questa idea, però non... sto vendendo da tempo le mie opere su Katawiki e vorrei dare il cashback in Bitcoin per i collezionisti. Belli, bello, molto interessante. Mi sembra interessante, guarda, il discorso di poter dare Bitcoin in cashback, di poter avere euro in cambio di cashback, cioè scusate, di poter avere Bitcoin in cambio di euro senza doverli comprare, cioè uno dice, non lo so, mi immagino la persona che vuole, si sta avvicinando adesso a Bitcoin, però dice non me la sento ancora di comprare. Inizia a maneggiarli magari facendo qualche acquisto, che ne so, sugli e-commerce, hai i tuoi 5, 10 euro, 20 euro in Bitcoin, giusto per prenderci dimestichezza. Mi sembra carina come idea, a prescindere. Dunque, torneo di Axie del 26, hype. Ma ragazzi, tra l'altro, io l'ho saputo di questo torneo, ma non parteciperò in prima persona. Però ci sono degli amici della community che partecipano e quindi io credo che sponsorizzerò il loro team, faremo un team, insomma, ma della community dove giocheranno loro, e magari io parteciperò poi nel tempo, gli aiuterò a prendere qualche Axie, a crescere un po' e così via. Se vi interessa, se giocate, se siete interessati e tutto quanto, sul nostro server Discord, che c'è il canale dedicato, la sezione dedicata al blockchain gaming, palesatevi lì che magari facciamo altre squadre, potrebbe essere carino, insomma. Mi piace essere presente anche in quel mondo lì, mi piace veramente veramente tanto. Allora, bene amici miei, siamo al rintocco della prima ora e adesso direi che il momento di salutarci è arrivato. Vediamo, qua c'erano altre domande. Allora, come comprare pere con me? No, scusa la domanda banale, ma come mai i grafici Ether, Bitcoin e ETH Euro sono così diversi? Ah ok, sì, è per quello. È per quello, perché in sostanza tu stai comparando con due asset diversi e Bitcoin e Euro ovviamente variano l'uno con l'altro in maniera anche abbastanza importante, quindi sono assolutamente due grafici poco comparabili. Devo cercare qualche consiglio per iniziare ad Axie, ma guarda, sai cosa penso che faremo anche adesso? Devo organizzare il tutto un po' bene, però dopo il torneo magari posso chiamare i ragazzi che l'hanno fatto e fare due parole con loro, magari in live anche, dove trasmettiamo qualche clip di qualche battaglia interessante e così via, e voi potete chiedere, partecipare, non lo so, tutte idee, ecco. Bene, amici miei, io vi saluto, vi ringrazio di nuovo di aver partecipato, di aver fatto domande, di essere sempre così sul pezzo. Grazie a chi si è abbonato al Twitch, al canale
canale Twitch, ho visto che ne arriva sempre qualcuno, io ringrazio, chi Amazon Prime può farlo a costo zero ed è un modo per sostenermi, per voi a costo zero, a me fa estremamente piacere e vi ringrazio di cuore. Così come chi usa i miei referral link che ogni tanto oscillo in giro, ma sono sempre piattaforme che io stesso utilizzo e quindi sulle quali io sono, mi sento tranquillo. Non vi sparerei mai il referral di uno scam, di un Ponzi o di niente del genere, sappiatelo questo. Di nuovo amici, vi faccio un caro saluto, vi auguro a tutti un buon weekend e noi ci rivediamo lunedì sempre qua, sempre a quest'ora verso le 18 e sempre gasati e sul pezzo. Ciao a tutti!